Ciao ragazzi, bentornati con le ricette dell'amore vero. Oggi secondo appuntamento con Baby Kitchen. Qui abbiamo sempre la nostra amica Emma. Facciamo un saluto ai nostri amici. Saluta, saluta. Allora, Emma, hai fatto un grande successo. Tutti i nostri amici che ci seguono su YouTube e anche su www.lericettedellamorevero.com ti vogliono veramente qui in questa nuova rubrica. Oggi prepareremo una ricetta che non sarà una ricetta da mangiare, bensì una ricetta per giocare. Prepareremo infatti insieme il didò. Tu hai mai usato il didò? No. Come no? Sì. Sì, l'hai usato. È poco. Quindi oggi ne faremo veramente tanto, di tutti i colori, così potrai giocare e fare delle forme diverse. Per poterlo utilizzare abbiamo bisogno di alcuni ingredienti. Andiamo a vedere subito quali sono gli ingredienti che ci occorrono. Per preparare il didò fatto in casa, per far giocare i vostri bambini in modo sano e divertente, abbiamo bisogno di 550 g d'acqua, 220 g di farina, colorante alimentare o colori acrilici o acquerelli, 2 cucchiai d'olio di semi, 300 g di sale fino, 1 bustina di cremor tartaro o lievito istantaneo per dolci, 100 g di fecola di patate, 1 delle formine di diverse dimensioni e forme. Ora andiamo subito a preparare il didò. Abbiamo bisogno di questa pentola perché all'interno metteremo tutti i nostri ingredienti e in questo ci aiuterà Emma. Allora, cominciamo subito. Mettiamo da parte per il momento le formine e il mattarello. Mettiamo insieme l'acqua, che sarà il nostro primo ingrediente. Mettiamola tutta. Perfetto. Qui c'è tutta l'acqua. Poi mettiamo insieme l'amido di patate, ossia fecola. Si è un po' sporcato con la fecola, vero? Non è niente, tanto ci sporcheremo ancora di più fra un po'. Poi aggiungiamo tutto in un colpo solo la farina. Pronti? Via! Bravissima! Poi il sale fino, sempre tutto in un colpo. Infine, l'olio di semi, lo vedi? Ed il cremor tartaro, che è un agente lievitante naturale. Invece di quello si può usare benissimo anche il lievito chimico, sia il baking soda, il normale lievito per dolci, diciamo, quello istantaneo. Però in questo modo faremo tutto naturale. Quando avremo cotto il nostro impasto, potremo poi dividerlo in panetti ed utilizzare i coloranti. Voi potete utilizzare, se avete dei bambini molto piccoli, quindi avete paura che mettano l'impasto in bocca, dei coloranti naturali, che sono molto più indicati. Comunque potete usare anche gli acquerelli, quello che volete. Mettiamoci subito al lavoro. Ora mettiamo a cuocere questo impasto girando con una spatola finché non si formerà una palla omogenea e abbastanza soda. Andiamo subito a cuocere.
nostro didò. È ancora un po' tiepido. Ora noi dovremo prenderlo, dividerlo in tanti panetti che potrete comodamente utilizzare anche nei prossimi giorni, chiusi nella vostra pellicola da cucina. Prendiamolo, lo dividiamo in piccoli panetti. Ogni panetto è ancora un pochino caldo, fai attenzione. Ogni panetto lo apriamo per bene e ci mettiamo all'interno. Vuoi questo? Azzurro. Che mi piace di più. Ok. Che abbiamo usato quello. Utilizziamo i coloranti alimentari. I coloranti alimentari, a differenza dei normali coloranti o tempere, sono perfetti per i bambini, perché anche qualora i nostri bambini dovessero, prendiamo un altro pochino di impasto, sì. Dito. E lo mescoliamo. Ora io invece voglio fare il colore verde. Quindi il colore verde si ottiene con azzurro più giallo. Quindi mettiamo una puntina di azzurro ed una puntina di giallo. Lo metto qui così non esce troppo. Ecco qui. Facciamo dell'impasto che è diventato di color verde. Se utilizzate il colorante in gel, il colore verrà ancora più scuro. Io avevo i coloranti liquidi, quindi è venuto appena accennato. Ora vediamo come sta preparando il nostro panetto di didò la nostra amica Emma. Bene. Sta venendo benissimo, vero? Sta venendo benissimo. Io sono brava, poi mi dai il mantellino. Sì, prima lo dobbiamo fare a panetto però, vero? Facciamo così, guarda, dammi un attimo tutto l'impasto che è nelle mani e facciamo... Così facciamo due panetti. Sì. Due. Aspetta, guarda come facciamo. Facciamo così, dei salamini e poi li schiacciamo. Guarda. Brava. Abbiamo ottenuto il nostro primo didò. Questo didò andrà messo nella pellicola e potremo utilizzarlo per massimo 3 mesi. Io vi do questa indicazione perché i bimbi ci giocano molto con le mani, quindi li riempiono di batteri, e per una questione di igiene consiglierei di non utilizzarlo per più di 3 mesi. Poi ognuno può fare quello che vuole, però io consiglierei questo, anche perché è talmente facile da fare che non ci vorrà niente e vi divertirete assieme ai vostri bimbi. Ok, quando abbiamo ottenuto il panetto lo mettiamo lì e procediamo con gli altri panetti. Ne facciamo un altro giallo ed uno rosso. E se vorrai uno rosa? Lo vogliamo fare anche rosa? Pure rosa. Ok. Allora, tieni quest'altro panetto, questo è a me che lo preparo. Quindi, lo vogliamo fare rosa. Quindi, per farlo rosa, abbiamo bisogno... Del rosa. Perché la nostra Emma vuole fare un panetto di color rosa. Mettiamolo un pochino qui, così non esce troppo. Ecco qui. E mischi, come abbiamo fatto prima. Io intanto preparo l'azzurro. Rosa. Sì, rosa. Questo è quello azzurro. Ora nel frattempo io farò uno giallo. Mi piace fare il dito. È bello. È anche molto divertente.
Senti, ma poi che formine vuoi fare? Vuoi fare il cuore? No. E che vuoi fare? L'omino? No. La farfalla, allora. La stella? Quale vuoi fare? Puoi farne tante. Mi raccomando, non metterlo mai in bocca, eh? Perché in bocca dovete sapere che anche se ha i colori naturali, forma una specie di tappo. Quando il bambino lo mette a pallina, ora ho un po' di difficoltà perché ho la mano oleosa. Forma una specie di tappo. E il problema è che formando questo tappo ostruisce il respiro nei bambini e quindi non è indicato. Guarda! Hai visto questo? Com'è diventato subito giallo? Prendiamo un altro pochino. Perché ne prendo un altro po'? Ecco qui. Riusciamo a farne. Riusciamo a fare dell'altro? Sì. Facciamo il salamino, come abbiamo spiegato prima. Mi sono stancato. Ecco, guarda, tu intanto puoi prendere questi panetti. Prendiamo il primo che abbiamo fatto, il verde. Io nel frattempo continuo a farli e tu puoi cominciare a stenderli col mattarello. Togli il piattino e puoi cominciare a stendere il panetto con il mattarello. Lo schiacci un pochino e poi cominci a lavorarlo. Oggi lo faccio anche la mattina. Mi sono messa a fare i turni oggi. Certo, tu vuoi aiutare, vuoi aiutare il papà mentalmente? Sì. Ecco. Voglio aiutare a fare i lavori in casa. Quando sarai grande avrai tutto il tempo per lavorare. Ci vado tutto il tempo. Ora dove vai? Vai all'asilo? Sì, adesso vado. E come si chiamano le tue maestre? C'è la Roberta, la Chiara. Le vogliamo salutare? Sì. Salutiamole. Manda un bacione. Se ci seguono magari le salutiamo. E tu hai fatto mai il didò con le maestre? No. Non l'ho fatto mai. Non l'hai fatto. È la prima volta che lo fai. Lo fai con la Dada Claudia. Sì. È la prima volta che lo faccio. Ma hai visto quanto è diventato bello rosa questo? Guarda. Come avete visto, è molto molto facile fare il didò, perché basta fare questo panetto e poi colorarlo. Ora vediamo insieme come si fanno le formine. Quale vuoi utilizzare? Vuoi utilizzare l'azzurro? Il giallo. Il giallo. Lo schiacciamo e non premiamo troppo. Che io lo so fare. Piano piano. E poi utilizziamo le formine. Facciamo, per esempio, facciamo un cuore con questo giallo. Vai. Pronti? Via! Poi togliamo tutto il didò intorno e vediamo che abbiamo formato un bel cuoricino. Hai visto che bello? E lo mettiamo qui. Aspetta. Ora prendiamo un altro colore. Prendiamo il verde. Tu lo stendi. Brava. E ora scegli quale altra formina vuoi fare. Vuoi fare la stella? No. L'albero? No. E dimmi. Quello laggiù. Questo. Sì. Ecco. Poi togli l'eccesso e tiri fuori piano 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 piano. Eccolo qui. Cos'è? Cos'è? È una forma di picche, che sarebbe la carta che si usa per giocare. Utilizziamo il rosa. Ma grazie. Prego, amore. Io faccio i cuori.
facciamo un altro cuore? Ecco. Lo metto qua. Sì. Brava. Togliamo tutto. Ecco il cuore. Lo poggiamo qui. Ora volevo utilizzare quello. Ora utilizziamo quello che è rimasto, l'azzurro. Dammelo. Piano piano, piano piano. Ecco. Adesso cambio forma. Sì, quale vuoi? Quello. La farfalla. Ora la mamma ce la prende. La tua. Prendi farfalla. Pronti? Brava! Vai via! Eccola! Avete visto che bella? Sei bravissima! L'ultima formina. Quella là. Quella. Sì. Facciamone un'altra. Facciamo questa formina che è la formina dell'omino biscottino, quello di Natale. Visto che si sta anche per avvicinare il Natale. Dopo prima da farlo ancora le mani. Sapore. Prendi un po' di sapore. Sì, amore. Dopo ci andiamo a lavare le mani che sono tutte colorate. Vai, schiaccia. Brava! Ecco qui, guarda. Che è uscito. Eccolo! L'ultimo che facciamo, io direi di fare una stellina. C'è una stella. Una stella, visto che è Natale. Che ne pensi? Allora, proviamo. Io ti stendo... Io stendo il panetto di Didò. Sì, mi metto di sì. Sì, mi fa molto piacere. Ecco qui, te lo stendo. E tu fai la stellina. No, la stellona. La stellona, giustamente. Sì. Non è proprio una stellina, è più che altro una stellona. È proprio grande questa stella. Ecco. Ma guarda che bello! È bellissima, vero? Sei stata proprio brava, falla vedere. Che bella! Ora la mettiamo qui. Come avete potuto vedere, è molto molto facile realizzare il Didò in casa e con l'aiuto dei vostri bambini realizzerete delle formine davvero particolari. Con Emma abbiamo infatti utilizzato le formine per realizzare una stella, un cuore di vari colori, giallo, rosa, verde e azzurro. Sbizzarritevi con la vostra fantasia e soprattutto fate giocare i vostri bambini con cose naturali e fatte in casa. Io vi ringrazio sempre per il vostro supporto e il vostro affetto e noi ci vediamo alla prossima puntata, sempre con Emma, sempre su Baby Kitchen, con le ricette dell'amorevero.com. Ciao a tutti! Salutami!